Orvieto, Duomo, ve lo presento con i numeri. 52 come le piccole teste che sono intorno a Rosone, 52 come le settimane dell'anno. Cosa ha a che fare una settimana con l'altra, la vita senza capo né coda, i giorni che scorrono? Ecco, quei 52 momenti sono intorno alla testa del Cristo, che è al centro del Rosone. L'agnello è uno solo, l'agnello si vede in bronzo subito sotto il Rosone. C'è un'unità nella dispersione del tempo. Ma uno in basso è anche l'ingresso, uno è la Madonna con il suo bambino, si vede, si aprono le tende, si scopre finalmente il mistero, chi incontra quel bambino e la Vergine che ce lo porge capisce il senso dell'amore e del dolore, di ciò che è bello e di ciò che è brutto. Quel bambino può stare unico dinanzi alle cose più terribili, alle cose più belle, fa gioire e dà forza e consolazione nel dolore. A fianco del Rosone sono, sei a destra e sei a sinistra, i profeti dell'Antico Testamento. Come ci si avvicina a quell'unico, a quel Cristo? Come i 52 tempi dell'anno trovano senso? Attraverso il popolo di Israele, che prepara la strada a quel Cristo. E sopra sono altri 12, sono i 12 apostoli. Come si incontra Cristo? Attraverso la Chiesa. 12 per 12, per 52, per 1000, sono i 144.000 dell'Apocalisse. Attraverso quei 144.000 noi entriamo dentro la salvezza. Il Duomo ha uno slancio verticale, si va verso l'alto, verso le frecce. Qui Maria, l'Assunzione che ascende al cielo, in alto l'incoronazione, perché il cielo ormai è aperto, la terra e il cielo comunicano. Ma non c'è solo ciò che è verticale, si vedono a sinistra e a destra le due figure bronze dell'arcangelo Michele e di un altro angelo custode, un altro arcangelo. Gli angeli abbracciano la terra intera e in basso sono sempre bronze le quattro figure dei quattro evangelisti. Attraverso gli evangelisti, quell'unico Cristo viene portato nel mondo intero. E come vedremo, poi a destra e a sinistra sono anche le sibille, sono tutta la cultura pagana, tutta la cultura laica, tutta la cultura profana, perché attraverso ogni uomo saggio che pensa, la domanda sulla verità è posta e ci avvicina a quell'unico. Quattro sono anche i pilastri di base. A sinistra la creazione, il secondo è l'Antico Testamento, i profeti, le prefigurazioni di Cristo, il terzo è la storia di Gesù, il quarto è il giudizio universale, il giudizio finale, la salvezza. Mentre il postmoderno, Lyotard, dice che si possono raccontare solo storie frammentarie perché in realtà non c'ha senso niente, non ha senso l'universo, non ha senso la vita. Invece questo Duomo ci annunzia il senso delle cose. Le cose hanno senso solo se vengono dalla mano di qualcuno che le crea, solo se dentro la storia c'è una promessa, solo se questa promessa si realizza, solo se esiste l'eternità. Mancasse una sola di queste cose, la vita di ogni singola persona sarebbe inspiegabile e incomprensibile. Andiamola a vedere più da vicino. Ecco la meravigliosa storia della creazione. Si vede la mano del Padre, lo Spirito in forma di colomba, e il Figlio, è lui che prima di incarnarsi crea, è la sapienza che crea l'universo, e dà in mano un rotolo, è la parola, parla, dice, e le cose sono i pesci, gli uccelli, tutti quanti gli animali. Quadrupedi, mammiferi, quelli addomesticati, quelli non addomesticati, fino alla meraviglia dell'uomo. Ecco l'uomo che ancora dorme, il dito del figlio e a sua immagine lo desta alla vita. Nel registro superiore Dio parla con l'uomo perché l'uomo è solo, gli dice non è bene che l'uomo sia solo, è il disastro, la solitudine. Ed ecco lo addormenta perché l'amore è una sorpresa, una meraviglia, e dal fianco, non dalla costola. La donna è l'unico essere che è al fianco dell'uomo, mentre gli animali sono sotto. Ed ecco, mentre Adamo dorme, Eva, il suo fianco, la sua costola, la spina nel fianco se le cose vanno male. Il fianco nel mistero del matrimonio. Adamo ed Eva nel paradiso si vede come una vasca e l'abbondanza delle acque con i quattro fiumi, gli angeli proteggono e Dio dice solo tutto è vostro, ma non dovete abusare, non dovete farvi come Dio perché
È nel rapporto con me che trovate tutto. E invece ecco subito Adamo ed Eva che peccano, che prendono, rubano ciò che gli è donato. Ed eccoli qui, meraviglioso questo riquadro, nascosti. Lorenzo Maitani che fece questi bassorilievi fino al 1330, siamo proprio contemporanei a Dante, li fa lì nascosti perché hanno paura ormai di essere visti da Dio, che invece è la loro salvezza. Ed eccoli ormai fuori dal paradiso, potranno trovare Dio solo quando Cristo verrà a morire a riparare quella rottura che essi hanno creato. Ed ecco però qui il parto e il lavoro di Adamo e di Eva, cioè dei primi uomini, ed ecco in alto ancora il lavoro, e probabilmente sulla destra è già Lorenzo Maitani, l'architetto che con un compasso disegna, lavora, a dire che questa vita, questa terra, è però occasione di salvezza, con il lavoro, con la famiglia, con i bambini, con la vita, con l'amore, pian piano l'uomo si riavvicina a ciò che ha perduto. Ma il peccato sussiste, ecco i due fratelli, i primi due, Caino e Abele, offrono un sacrificio, a uno la vita va male, diventa geloso dell'altro, invidioso, ed ecco che ammazza il fratello, l'uomo è capace di uccidere il proprio fratello. Nel secondo pilastro è la preparazione, si vede Jesse in basso che dorme, ed ecco il famoso albero di Jesse, come si immagina tutta la sequenza di padre in figlio, di padre in figlio, di padre in figlio, di padre in figlio, finché si arriva in alto a Maria e sopra a Cristo, si compie la salvezza, e anche ai due lati si vedono i profeti, i saggi, ognuno con un discepolo, maestro discepolo, maestro discepolo, maestro discepolo, maestro discepolo, così dall'altra parte la vita ha senso per questo fluire delle generazioni che si amano e si sostengono a vicenda. Qui è impossibile vederli tutti, ma nelle prefigurazioni vediamo solo alcune. In questa striscia si vede il piccolo Davide che viene unto dal profeta. Tutti gli altri fratelli non sono adatti perché Dio guarda il cuore, non l'apparenza, anche se sono grandi. Ecco Davide, il figlio di Davide sarà Cristo. Ed ecco qui, subito al fianco, abbiamo invece il vello che viene strizzato perché è piovuto e c'è umidità solamente lì, immagine della verginità e della nascita di Cristo dalla Vergine. Ed ecco ancora più di lato si vede il profeta Balaam che vede una stella che gli appare, quella stella che sarà Cristo, e qui il profeta Balaam che non vuole che l'asina profetizzi, cioè che deve, invece profetizza la benedizione di Israele, il mistero di tutto ciò che prefigura la venuta di Cristo e la prepara, è la lettura cristologica dell'Antico Testamento. Nel terzo pilastro è la storia di Gesù, la realizzazione, quell'uno che finalmente arriva. Sotto si vede questa volta Adamo, non è più Jesse, ma Adamo non finisce lì la storia. Ecco tutta quanta la storia di Cristo che sale, e qui noi vediamo in maniera chiarissima i famosi misteri, sempre quelli, l'annunciazione, l'angelo che annunzia che Maria avrà il figlio di Dio, la visitazione, la nascita del Cristo, i re magi che arrivano ed indicano la stella, più in alto meravigliosa, quasi sfondando, la presentazione al Tempio di Gesù, il bambino, la fuga in Egitto, si vede sulla destra, la strage degli innocenti terribile, e a destra Gesù che nel Tempio, dodicenne, predica perché è la parola, il battesimo più in alto, e sulla destra le tentazioni che seguono al battesimo. E poi subito si passa all'ingresso di Gesù a Gerusalemme, siamo alla terz'ultima striscia, si vede Gesù che entra sulla cavalcatura e poi il bacio di Giuda nel Getsemani, poi la flagellazione, poi la croce, ed ecco in alto la risurrezione, le donne che giungono al sepolcro, l'angelo che annunzia e la Maddalena che cerca di prendere il Cristo. Il Cristo dice: non vi trattenete, va ad annunziare a tutti i fratelli la salvezza che è giunta. Ed eccoci al giudizio universale. Se non ci fosse il giudizio, vivere sarebbe servito a poco. Siamo al tempo della Divina Commedia di Dante, ma c'è una differenza. Dante è molto più grande, perché qui noi vediamo il giudizio che si rappresenta dappertutto, ma Dante parla con i dannati, parla con quelli che sono nel purgatorio, parla con quelli che sono nel paradiso. Ognuno esce singolarmente, perché il giudizio esalta la singola vita.
qui purtroppo non si può fare nell'arte, nei bassorilievi, e quindi sono messi tutti quanti insieme. Sono qui le tombe che si aprono, la sorpresa della gente che esce dalle tombe, e da questa parte c'è il giudizio dei dannati. Sono solo due parti dedicate al male, tutto il resto è la salvezza. Ed ecco che subito sopra le tombe aperte ci sono i salvati che si abbracciano, che parlano fra di loro, sono felici, sono tutti in dialogo, perché la salvezza vuol dire amarsi, mentre il dramma dell'inferno è la solitudine, il non avere nessuno che si ama. Basterebbe amare una sola persona e si sarebbe nel purgatorio. Si vedono i demoni che traggono con delle cinghie tutti quanti i defunti, che continuano a essere soli, che non vogliono amare. E in alto, nelle strisce superiori, sono tutti quanti salvati, si vedono ancora tutti quanti i personaggi, tutti quanti gli uomini, ed ecco qui la parte maschile e la parte femminile che entrano nella salvezza. Forse in questo angolo Maitani e il suo gruppo, negli ultimi quattro a sinistra, ha rappresentato il teologo che indicava quali scene fare, se stesso, i suoi figli. Si vede infatti un uomo che ha una squadra sulla spalla, ed ecco in alto Cristo, di nuovo è l'uno che tutto quanto salva e riconduce a sé, mentre gli angeli suonano le trombe, chiamano dalla morte alla vita tutti quanti, e tutti quanti i santi sono con lui. Ed eccoci di nuovo, come vi ho detto, il verticale, ecco la meravigliosa Madonna col bambino del Maitani, sopra si vede appena l'agnello. Sopra si sale verso il cielo, ed ecco l'orizzontale, ecco i simboli, il simbolo dell'aquila dell'evangelista, il simbolo del toro Luca, qui abbiamo i pannelli laterali, ed ecco, vi avevo promesso che vi avrei fatto vedere le sibille, cioè il pensiero pagano che prefigura anch'esso la verità. Eccoci, se noi giriamo appena l'angolo, qui, eccoci. Ecco la sibilla libica, il pensiero pagano prepara, è verità, è vero anch'esso, tende anch'esso alla verità. E qui non possiamo farvela vedere perché è chiuso, ma ecco in questo transetto, questa è la cappella di San Brizio, cappella nuova, quella che è stata affrescata da Luca Signorelli, anche qui con il giudizio, la salvezza, la risurrezione dei morti, eccetera, e dentro ci sono tutti quanti i poeti antichi che sono scesi negli inferi e hanno dimostrato che tutte le anime sono in attesa della risurrezione, ma dovete entrare dentro per vedere. Ci salutiamo con la Madonna col bambino del Maitani. Il Duomo non è dedicato, come si dice talvolta, non nasce per il miracolo eucaristico di Bolsena, ma è per l'Assunta. Sono Roma, ma insieme il comune di Orvieto, ma insieme sono i popoli, i nobili, cioè tutti quanti decidono di fare il Duomo per l'Assunta. Ecco perché c'è la Madonna di San Brizio dentro l'icona, che viene fatta proprio contemporaneamente al Duomo, ma proprio questa fede nell'Assunta, questa fede nella Madonna che prima accoglie il bambino che discende dal cielo e poi dopo ascende anche lei, era già pronta per accogliere la cappella del corporale, questa cappella che dice proprio del miracolo eucaristico, che Cristo discende per essere presente in ogni tempo nell'Eucaristia. È la cappella che è in fondo a sinistra, ma non possiamo vederla.